È un po' quindi il compleanno dell'Italia repubblicana, un'Italia già da tempo unita, ma che solo allora, dopo due guerre mondiali e la caduta del fascismo, seppe risorgere con uno slancio d'orgoglio. Mi piace qui ricordare una frase dell'onorevole Piero Calamandrei: la Repubblica non fu e non doveva essere soltanto un cambiamento di forma di governo, doveva essere e sarà qualcosa di più profondo, di più sostanziale, il rinnovamento sociale e morale di tutto un popolo, la nascita di una nuova società e di una nuova civiltà. A noi il compito di capire ed essere consapevoli che mettendoci al servizio dei valori più alti e nobili che stanno alla base del bene comune, realizzeremo appieno gli intenti della nostra Costituzione e renderemo onore ai sacrifici di vite umane e sofferenze che il nostro popolo, il popolo italiano, ha dovuto affrontare per scrivere la propria storia di libertà e giustizia. Con lo sfondo della corona d'alloro appena deposta al monumento dei caduti, con accanto il sindaco di Caltanissetta e il comandante provinciale dei carabinieri, il prefetto Chiara Armeni ha rivolto un saluto alla cittadinanza e poi dato lettura del messaggio del presidente della Repubblica. In presenza delle massime autorità religiose, civili e militari, dei sindaci della provincia, di numerosi cittadini e dei tantissimi giovani coinvolti, si sono svolti in città i festeggiamenti in occasione del 76° anniversario della festa della Repubblica. Gli studenti delle scuole nissene hanno infatti partecipato, alcuni cantando l'inno di Mameli, altri portando il tricolore o i cartelloni con i 12 principi fondamentali della Carta Costituzionale. Le note suonate dalla fanfara dei bersaglieri hanno accompagnato diversi momenti della cerimonia, come quello finale, in cui la fanfara ha preceduto, insieme alla bandiera italiana, i gonfaloni dei comuni e i labari delle associazioni combattentistiche e le forze armate, che hanno marciato lungo il viale Regina Margherita sfilando innanzi alle autorità, circondate dalle auto di servizio di tutte le forze armate, dei volontari e della polizia locale, che, si precisa nel comunicato, quotidianamente rendono con impegno e sacrificio il loro servizio in favore della comunità. Durante la cerimonia sono state consegnate anche le onorificenze al merito della Repubblica Italiana. Un lungo applauso ha accompagnato la consegna nelle mani del figlio del tenente colonnello Fabio Pasquariello, che è stato comandante del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta. Tra coloro i quali hanno ricevuto l'onorificenza anche la docente in pensione, giornalista pubblicista, nota per il suo impegno culturale e politico, avendo ricoperto in passato la carica di consigliera comunale, poi assessore e vice sindaca, Fiorella Falci. Molto importante questo riconoscimento, di cui sono infinitamente grata al presidente Sergio Mattarella che lo ha promulgato, e sono molto contenta che mi venga consegnato il 2 giugno, che è un giorno importantissimo soprattutto per le donne italiane, perché è l'anniversario del primo voto politico delle donne, della scelta della Repubblica, dell'Assemblea Costituente, e io mi riconosco profondamente in questi valori, in questo quadro storico-culturale.